Allora ragazzi, rieccoci qua in questo nuovo video domenicale. Sì, taglierino tra le mie mani, lo avete visto già lì dietro. Sì, si va ad aprire un nuovo pacco, un nuovo unboxing. Beh sì, diciamo che questo unboxing lo devo anche un po' al mio vicino di casa, perché nei giorni precedenti mi ha fatto provare un suo accessorio che ha collegato al computer, ovvero un accessorio che lui utilizza per giocare. Non lo utilizzo per giocare, ma lo utilizzo per farci altro, però devo dire che è un accessorio abbastanza utile. Quindi ragazzi, dopo vedete subito cos'è. Quindi eccolo qua, pacco anche da quest'altra inquadratura, e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, rieccoci qua. Allora, stavo dicendo, questo è un accessorio che utilizza il mio vicino di casa per giocarci, perché lui è un gamer. Io non sono un gamer, ma lo utilizzerò per farci altro. Adesso vedete subito cos'è. Quindi vado subito ad aprire, anche se abbiamo la lettura facilitata di Amazon. Quindi vado ad aprire tutto. E allora, togliamo le carte. No, vabbè, queste qua facciamole stare, e non volendo aperto anche già la confezione. Allora, prendo la confezione. La confezione è azzurra e vi faccio solo vedere il numero. G533. G533, che sarebbe il modello di questo accessorio che ho acquistato. Tolgo la pellicola, il cellophane, butto a terra, e G533 ragazzi, e voilà, sono le nuove cuffie Logitech wireless. Quindi ragazzi, queste cuffie qua io già so come funzionano, già so il loro funzionamento, perché le ho provate alcune volte proprio dal mio vicino, e devo dire che sono delle cuffie wireless che sanno il fatto loro. Qui andiamo a tagliare come sempre le protezioni e andiamo subito al prodotto. Allora, andiamo ad aprire la confezione qua davanti, e devo dire raga che queste cuffie sono veramente fenomenali. Poi dopo la configurazione, anzi non so, magari se vi porto la configurazione, anche se già sono configurate, perché ho utilizzato vicino al mio computer quelle del mio vicino, e devo dire che veramente ragazzi, fantastiche. Allora, ecco qua la confezione, l'ho aperta anche al contrario, perfetto. Mettiamo questa qui a terra, la alziamo dopo, e voilà. Allora raga, la prima cosa, beh, abbiamo la pendrive che ci consente di collegare il tutto al nostro computer, perché queste cuffie qua sono anche delle cuffie microfonate, perché magari potrebbero servirmi proprio per qualche chiamata, non so, tipo WhatsApp, perché si possono fare anche da computer, ma anche Skype, non so, Zoom, qualsiasi altro ambito. Quindi chiavetta USB wireless da collegare al computer, eccola qua. Adesso apriamo quest'altra parte, abbiamo la solita manualistica, qui dentro abbiamo il cavo di ricarica, che purtroppo è, vediamo un attimo, io spero di no, ma se ho visto bene purtroppo è un micro USB. Sì ragazzi, è un cavo di ricarica USB, micro USB. Eccolo qua, USB Type A, USB micro USB. Ok, quindi, beh ragazzi, io questo cavetto l'avrei preferito in USB-C, però devo dire, dai, ma al di là di questo particolare, beh, le cuffie sono veramente quelle, quel che sono. Allora, le tiro fuori, raga, eccole qua. Mettiamo giù la confezione e, raga, sono delle cuffie spaziali, veramente fantastiche, fantastiche di poco. Allora, beh, veramente fantastiche. Qui abbiamo il microfono che lo si può orientare dove vogliamo, si abbassa in questo modo, sì, tranquillamente. Allora, intanto abbiamo il logo Logitech qua in alto, ok. Poi vi faccio vedere, qui davanti abbiamo il microfono, quindi non so se viene fuori, sì, viene fuori. Ah, ecco il particolare, vedete, perché questo qui, il microfono, è estraibile
per poter parlare quando si è in una videochiamata. Quindi estraibile, e lo si può piegare un po' come lo si vuole, ok? Quindi microfono estraibile e pieghevole. Allora, l'altra cosa da fare è che devo togliere la protezione qua di lato, perché veramente non la il momento topico degli unboxing. E ragazzi, togliere la pellicola da dispositivi appena acquistati è una vera soddisfazione. E voilà. In realtà sono arrivati due pacchi, l'altro era della mia compagna, la volevo far partecipare a questo unboxing, però ha detto di no. Ha detto: cos'è che vuoi? Ok. Allora, eccole qua. Perfetto, togliamo anche quest'altra pellicola, togliamola anche da quest'altra parte. E raga, beh, logo Logitech, veramente fantastico. Quindi le cuffie si girano anche in questo modo per poterle riporre su di un piano, magari molto molto comodo. Anche il microfono è orientabile, quindi io in questo caso, anche se lo utilizzerò poco, lo terrò sempre alto. Allora, indosso un attimino e raga, veramente fantastiche. Sono spaziali, già vanno bene per la misura per cui la dovrò utilizzare. Ma sì, dai, la cosa particolare di queste cuffie è che hanno la possibilità, oltre di andare a chiudere il microfono, abbiamo anche pulsante d'accensione e pulsante stesso che ci fa da cancellazione del rumore. Vorrei un attimino accenderle. Sì, adesso sono accese, però le devo configurare. Ecco qua, si sono accese. E ma adesso devo solo collegare la pendrive al computer. Questa è una cosa che farò dopo, poi magari vi aggiornerò nelle mie stories di Instagram per quanto riguarda loro. Quindi devo scaricare anche software per la gestione della batteria. E ragazzi, beh, che dirvi, sono delle cuffie davvero fenomenali. Adesso, beh, le svengo, rimango con le cuffie indossate. E ragazzi, indossando queste cuffie, che sono veramente fantastiche, e se questo, vi raccomando, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche se ancora non l'avete fatto, in modo da rimanere aggiornati per i miei prossimi video in uscita, e soprattutto condividete questi video. E altro, sì, seguitemi anche su Instagram, @mythicalsnake, condividete questi video, e noi ci vediamo sempre qui domenica prossima con un nuovo video, sempre qui sul mio canale. Ragazzi, io le vado a configurare, perché adesso con queste cuffie vado a editare questo video, e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao!